Emergenza profughi. L'Irpinia continua ad accogliere le centinaia di persone arrivate nella nostra terra dall'Ucraina. Al centro vaccinale di Avellino questa mattina gli operatori hanno monitorato diverse famiglie, la maggior parte donne e bambini. L'organizzazione procede speditamente, ma l'appello dei volontari è quello di ulteriori aiuti anche per le famiglie che ospitano. È venuta la famiglia di 9 persone che si erano divisi in 2 adulti e 7 minori, 7 bambini diciamo. Quindi c'era una mamma che teneva i suoi 3 bambini e un bambino della sorella. E adesso hanno tanto bisogno di supporto economico, pure la famiglia che li ospita. Siccome li hanno ospitati dai privati, stanno cercando un po' di organizzare, pure magari tramite il sindaco, di come poter appunto mandare avanti questa situazione. Perché anche per gli italiani che inizialmente compilano il modulo che vogliono ospitare, una famiglia, però poi ritrovarsi 9 persone, 8 persone, è abbastanza complicato. Quindi bisogna dare anche un supporto alle famiglie che ospitano, perché non è una situazione facile né per chi ospita né per chi viene appunto ospitato.